Caffè Culturale è un'iniziativa che vede coinvolti Wikimedia Foundation Svizzera e vede coinvolto ovviamente anche la Libreria al Centro, Marco Cassiano, Federico Nizzola e Ilario Valdelli e Massimo Frezza. Ilario Valdelli di Wikimedia Svizzera e Massimo Frezza italiano. Dunque, noi abbiamo dato vita a questo Caffè Culturale con l'obiettivo ambizioso di fare delle iniziative che siano un pochino diverse dal solito e abbiano anche una capacità di far diventare le cose realtà, ovvero produrre, muovere qualcosa. Io, come recentemente ho dichiarato alla stampa, essendo nato a Roma, mi porto un peccato originario, diciamo, perché devo riscattare qua in Ticino, dico. E quindi cerco di farlo portando qualcosa di nuovo, delle idee, smuovere un po'. Vi annuncio subito che l'8 aprile saranno presenti qua, in questo stesso contesto, alle 14, Giorgio Giudici, Marco Buradori e un esponente dei Verdi che ancora non ci ha comunicato quale esattamente sarà. E il tema sarà Lugano, città del futuro. Non sarà elettorale, non si parlerà candidato sindaco, diciamo in maniera politica, ma si parlerà della città di Lugano a livello strategico, quindi si confronteranno. Buonasera, prego, prego, non abbiamo ancora iniziato, prego. E se servono sedie ci sono. Andrea, un po' di sedie forse, grazie, molto gentile. Allora, il Caffè Culturale, la cui scheda vi abbiamo lasciato. Questa serata, come sapete, è gratuita, però ovviamente sarà molto molto apprezzato. Qui abbiamo una scatolina di cioccolatini di caramelle. Ecco, per ogni donazione potete prendere una caramella per compensare. Ecco. Se invece qualcuno di voi, al di là della libera donazione, vuole proprio iscriversi all'associazione, quel foglio che avete è anche un modulo. Potete essere simpatizzanti. Con 50 franchi non avete diritto di voto, ma potete partecipare a tutte le iniziative. E con 100 franchi invece avete diritto di voto. Signora, scusi, posso chiedere di non usare il flash? Mi fa la cortesia, grazie. Può usare la macchina. E con 100 franchi invece siete proprio soci, avete diritto di voto e potete portare ogni anno un vostro evento, un'iniziativa all'interno dell'associazione che viene realizzato qua, salute, esattamente come quello che stiamo facendo adesso, ok? Gratuitamente, nel senso, in qualità di socio avete diritto di presentare questo evento. Questo per quanto riguarda il Caffè Culturale. Allora, visto che cominciamo a essere tanti, forse iniziamo anche a parlare dell'evento di stasera. E se qualcuno ha bisogno di sedie, vi potete rivolgere al personale che vi offre degli orizzonti. Allora, Maristella Patuzzi, penso che la conosciate tutti benissimo, è una celebre violista ticinese, e non conosca come la stampa. Intanto viene adottata da diverse riviste e diverse città. E non è difficile capire perché tutti la vogliono adottare, perché oltre che essere un'esecutrice molto bella, è anche straordinariamente brava. E il motivo per cui è qua con noi è perché questa sera ha una sorpresa, quindi eseguirà un brano difficilissimo, che magari vuoi dire di che si tratta, Maristella, due parole sole. Niccolò Paganini, Nel cuor più non mi sento. Ecco, chi conosce, è un brano estremamente ardito. Io ho avuto il privilegio di assistere alle prove generali questa mattina e sono rimasto, come dire, scioccato. Sia perché è un brano veramente difficile, ma Maristella è veramente molto brava. Allora, cosa faremo? Io leggerò delle poesie e cercherò un po' di sorprendervi anche in questo. Ovvero, prima di tutto abbiamo cercato di scegliere le poesie musicali, o che abbiano comunque un po' di un suono, no? Che non siano un po' troppo difficili anche da capire, perché leggerle è un conto, ascoltarle è un altro. E poi ho cercato di... non vi dirò gli autori.
Quindi dentro questa selezione c'è di tutto, da emergenti e sconosciuti, grandi classici, straordinari autori e poeti. Non vi dirò neanche alla fine chi sono, questo lo porto via. Vi dico solo i titoli, poi qualcuno di voi la conosco e qualcuno di voi, che cos'è? Io direi che possiamo cominciare, siete d'accordo? Ok? Chiedo scusa per la luce, ma avendo ampia tecnologia e fotografi e telecamere dobbiamo tenere la luce un po'. Ecco, va bene. Allora, come funzionerà? Io inizierò a leggere delle poesie adesso e magari provo ad abbassare un po' l'audio. Leggerò delle poesie, ogni tanto mi interromperò e darò la parola alla musica. E dopodiché continueremo. Ci saranno tre movimenti, chiamiamoli così, poesia, violino, poesia, violino, poesia, violino. E il finale sarà ovviamente di Maestella, il violino. Cominciamo? Siete d'accordo? Alla fine faremo anche un dibattito, potremmo rileggere qualcosa che magari volete riascoltare e parleremo brevemente di poesia. Poi chi ha fame, 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 alza la manina e andiamo tutti a mangiare sopra. Allora, grazie, e cominciamo. Io sono Marco Cassiano, forse non mi sono neanche presentato, vero? Ho dimenticato. Marco Cassiano. Anima gemella. Mi muovo senza rotta, lungo un complesso reticolo di strade, che intricate mi conducono, senza che io lo sappia, verso la scoperta, che l'amore ricercato si trova, spezzettato, in ogni frammento di umanità con cui entro in contatto. Sentite tutti o devo usare il microfono? No, penso di anche. Okay. Il mio amore era nudo, in riva ad un mare sonoro. Gli stavamo d'accanto, favorevoli e calmi, io e il tempo. Poi lo rubò una casa, me lo macchiò un inchiostro, io resto in riva ad un mare sonoro. Eternità. Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Qui andiamo verso qualcosa di un pochino più ermetico, eh? Forse un mattino andando in un'area di vetro. Forse un mattino andando in un'area di vetro arida, rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò, zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia, rialza, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori dal prodigio, che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola e il falco alto levato. Ora, per non appesantirci troppo, abbiamo inserito degli innesti divertenti, perché la poesia può anche essere piacevole. E sono poi curioso di sapere con la manina chi la conosce. Il lonfo. Il lonfo non baterca né gluisce, e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego abisce abisce, sdilenca un poco, ignaggio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e sofolenta. Se cionfi, ti sbiduglia e ti arrupigna. Se lugri, ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, che bete e zucchia e fonca nei trombazzi, fa legica busia, fa gisbuto. E quasi quasi, in segno di sberdazzi, gli arrafferesti un niffo, ma lui, zuto, t'alloppa, ti sbernecchia e tu l'accazzi. Ora riscendiamo un attimo sulla cupezza tipica della poesia, cercando però di mantenere sempre il suono. Memorie. Girati a guardare indietro. Attenta, ritorni al passato. Considera come eravamo. Ricorda le nostre parole, specialmente se dette a noi stessi. Ripensa alle strette di mano. Ricordi com'erano nervose. Giovani sentimenti, deboli per resistere, troppo grandi da dimenticare. Ricordi, morivano silenziose e non potevamo impedirlo. Solo questo di te mi resta, solo memorie di ciò che non siamo mai stati. Ricordi, memorie che compongono il presente. La realtà finge se stessa ed è già passata. Sguardi mai liberati, solo parole inchiodate al tuo egoismo. Questo di te mi resta. Profumi decorano quei pensieri che non mi volevi regalare. Ed io stupido. Perso il film. Non si dice. Ed io stupido ad ascoltare la tua vita, che è già silenzio. Ovviamente nelle prove non si sa mai. Profumi decorano quei pensieri che non mi volevi regalare. Ed io stupido ad ascoltare la tua vita, che è già silenzio. Questo di te mi resta. Non so se è tanto, però mi basta. Ed ora, prima di dare la parola al violino, che ci farà vibrare l'anima, leggiamo una poesia che si intitola Il violino. Esattamente in tema. Si legge, tuttavia, la nota che non trovi tra la gente. Quel lancio, quel sorriso, quel guizzo, quel capriccio, la nota del violino, impertinente, che stride o canta, la lingua del poeta irriverente. Ma come, domando a me stesso, un po' insistente, come esce da quel guscio la poesia? È piccolo, minuto, non val niente. Eppure le corde tese e temperate son patria di emozioni che s'aprono a palate. Guardandoti suonare, oh mio violino, i versi miei diventano poesia e la tua musica la sento pure mia.
Mi fa sempre riflettere il sadismo di Paganini. Dunque, torniamo a noi. Allora, immagino che sarà capitato a qualcuno di voi di rovinarsi un po' la vita, no? Con dei pensieri che spesso ci portano in direzioni che non ci piacciono. Ecco, questa poesia si intitola proprio Prevedere è un po' morire. Quando assisto impotente ai primi singhiozzi di pianto, perché ho letto nelle cose un segno che lei è ancora viva, nascosta nei miei pensieri, vorrei non sapere come sia un'illusione immaginarla indecisa ad amare tutto quanto vorrei donarle. Quando le prime lacrime evaporano al calore della mia sofferenza, perché non ammetto di sognare, sento essiccare i sentimenti, assisto di nuovo impotente all'incendiarsi delle emozioni che non potrò più avere. Quando l'immaginazione realizza il futuro e le sorprese divengono ovvie, perché già vissute in me, capisco impossibile la capacità di provare un'emozione nuova, ma non morirà così la mia. Non lascerò finire la forza e lotterò se occorre. Dimenticherò di aver vissuto, dimenticherò di aver visto e dimenticherò di aver amato nient'altro che un'illusione. E come si conviene, adesso andiamo un po' sull'ironia per tenere gli animi freschi. Alle 5 della sera. Alle 5 della sera d'inverno fa buio presto e accendo la luce, ma mi accorgo che non ho la luce perché sono povero. Alle 5 della sera d'inverno fa molto freddo e accendo la stufa, ma mi accorgo che non ho la stufa perché sono povero. Alle 5 della sera d'inverno sferza il vento e chiudo la finestra, ma mi accorgo che non ho finestre perché sono povero. E allora mi metto sotto le coperte, ma mi accorgo che non ho le coperte e nemmeno il letto perché sono povero. Alle 5 della sera d'inverno mi guardo allo specchio, ma mi accorgo che non esisto perché sono povero. Anelli di catena. Le parole sono dolci per me. Anelli di catena. Perle di collana da sgranare, piano, tra le dita. Amiche. Vengono dal silenzio e lì ritornano. Come la rondine vola, ferma contro il vento. E poi l'ala sghemba e la picchiata audace. Non hanno senso. Da sole sono vuote. Involucri da riempire, tele da dipingere, suoni da ascoltare, non hanno senso senza la nostra anima. Vola la rondine, instancabile, vola, tracciando
curve armoniose e tornando. Anelli di catena interminabile, perle di collana inestinguibili. Ma solo le parole, silenti, si prestano al gioco, solo quelle che non turbano la musica, l'armonia, come la rondine, immobile, un attimo, interminabile, di equilibrio, ferma nel vento, e posso vederla, bene, bianca e nera, perché dal silenzio ho avuto pace, e al silenzio mi hanno riportato le parole. E qui, a volte le poesie sono un po' un trucco, perché chi le scrive, diciamo, cerca di magari voler intendere qualcosa che funziona e si approfitta. Però altre volte sono l'unico modo per farci veramente visualizzare qualcosa. E in questo caso parliamo dei sogni. I sogni. Come brandelli di carta abbandonati nell'acqua. Se vuoi toccarli, scivolano e si dissolvono. Qui, presumiamo, si parli di un amore che non ha funzionato tanto bene. Pare che gli amori che non funzionano diano origine a una quantità di poesie sterminate. E quindi dobbiamo ringraziare uomini e donne che deludono, perché danno veramente vita a una quantità di poesie enorme. Allora, questo caso si parla di Anna Rita. Allora, vediamo cosa ha fatto questa Anna Rita di terribile. Vorrei trovare e portarlo a me un tuo sorriso, che splenda solo mio. Non vedo più, eppur ce n'era la forza eterna che mi spinse a te. Nel tuo viso gli occhi cercano appigli, sulle parole le mani afferrano il freddo. Non ci sei, ma io ti vedo. Fuggi sola o ti inseguo, ti ascolto o mi parli. E se nelle parole ci fosse il senso, poi lo ascolteresti. Non credo. Ma tu lo vuoi davvero? Me lo chiedo. Essere amati non puoi averlo, se non ti affidi. Accogliere e dare, non chiedere e pagare. Ti amo, ma se non esisti. Posso intervenire? Certo. A proposito. Certo. Questo amore. Io amo una persona bellissima, 10.000 chilometri lontana da me. Eri amata? Sì. Non scrive poesie? Non scrivo poesie, però io so di essere amata. E questo è bello. Ci fa piacere. Ecco, adesso torniamo allo stesso autore di prima, perché chi è un pochino attento ha capito che alcuni autori ricorrono. E questo qui si riconosce subito. Il giorno ad urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infrangelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi. Sì, sì, un giorno tutto gnacchi e timpallini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigero. È il giorno a cantilegi, ad urlapicchio, in cui m'hai detto t'amo per davvero. E ora, secondo movimento. Ecco.
Diciamo, adesso parlo io perché Marisela non vuole, per cui solo per questo, non perché voglio essere sempre io che parlo. Il violino, come abbiamo scritto anche proprio nel sito, nella diciamo, pagina dedicata a questo evento, è in qualche modo la parola nella musica, mentre la poesia è la musica nella parola, no? Quindi violino e poesia non è soltanto una scusa per fare qualcosa di bello, è proprio perché c'è comunque una qualche affinità tra i due mondi, no? Sono due porte, possiamo dire, due passaggi tra... Se vuoi aggiungere qualcosa? No. Io ci ho provato. Bene, bene, bene. Allora, adesso andiamo alla parte finale, quindi... Non vedo sudore sulla fronte, quindi penso che stiamo andando abbastanza bene. Allora, questa poesia, che qualcuno di voi riuscirà a riconoscere essere non recentissima, perché ha uno stile un pochino diverso, però, come dire, proviamo a immaginarla, ecco, perché è molto visuale, ok? Monete rosse. I fanciulli battono le monete, rosse, contro il muro. Cadono distanti, per terra, con dolce rumore. Gridano a squarciagola, in un fuoco di guerra. Si scambiano motti superbi e dolcissime ingiurie. La sera incendia le fronti, infuria i capelli. Sulle selci calda è come sangue. Il piazzale torna caldo. Una moneta battuta si posa vicino all'altra, alla misura di un palmo. Il fanciullo preme sulla terra la sua mano vittoriosa. E questo riguarda anche noi. Il treno degli emigranti.
Non è grossa, non è pesante, la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio, per non restar solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato, troppa pena aveva a partire. Oltre il mare non vuole partire. Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo, proprio lassù. Ma il treno corre, ma non si vede già più. Marco, scusa, ma chi sono questi poeti? Chi l'ha scritta? Almeno sapere, avere un'idea di chi li... Lui, no? Allora, i nomi non li dico, però un'idea ve la posso dare. Alcune di queste poesie, queste più simpatiche, diciamo, non ironiche, però più leggiate, sono di un poeta che, come tutte le persone belle e leggere, hanno capacità di parlare con i bambini. Eh? Ti ho detto abbastanza. Ti do un aiuto, anche questo è suo. Sospiri. Sospiri. Poi a chi mi fa richiesta in privato le dico, insomma, gli autori, chi so. Allora, sospiri. Questa a me piace tantissimo, è simpaticissima. Vorrei, direi, farei. Che maniere raffinate ha il modo condizionale. Mai che usi parole sguaiate. Non alza la voce per niente. È seduto in poltrona. Sospira gentilmente. Me ne andrei nell'Arizona. Che ve ne pare? O forse potrei fermarmi a Lisbona. Vorrei. Volerei sulla luna. In cerca di fortuna, si intende. E voi, ci verreste? Sarebbe carino, no? Dondolarsi sulla falce facendo uno spuntino. Vorrei. Sapete che farei? Ascolterei un disco, sì. No, meglio, suonerei. Il pianoforte a coda. Dite che è un po' giù di moda? Pazienza, ne farò senza. E del resto non so suonare. Suonerei se sapessi, volerei se potessi, mangerei dei pasticcini se ne avesse. C'è sempre un se, chissà perché questa sciocca congiunzione ce l'ha tanto con me. E questa invece poesia è tratta da un SMS, perché si dice che per SMS insomma non si riesca poi a comunicare così tanto. Scusate, ma ho bisogno di bere. Sono umano, ma ci mancherebbe pure. Tu vuoi? Questo bicchiere adesso per l'acqua. Il bicchiere adesso per l'acqua. Allora, misteriosa creatura, ti abbracci per la notte la natura, che con le sue velate litanie ti faccia riposar da cose assai stantie, che passano sovente in ogni dì, mentre a noi non resta che dormì. Licenza poetica romanesca. Grazie. Ecco, questa qui che ho trovato si adattava moltissimo alla nostra protagonista, quindi ti chiedo un attimo magari di alzarti, per esempio. È molto adatta alla persona. Stellina piccolina, stamattina si sveglia col sorriso travolgente, che tutto muove e spinge lentamente. Eppur se corro assai distratto, mi scopro grande e matto, follia sottile e delicata, che anima la vita, la giornata. Stellina tu piccina, sei bambina, colori il mio paesaggio lungo il lago, e quando scorgo piano l'orizzonte, traballo un poco e forse mi spaventa. La mano tua, attenta e premurosa, si sporge un poco
ed il fare tuo segreto, e un po' sapiente, mi prende ancora, e il resto è niente. Prossimamente? Sì. Vuoi dirlo tu? Allora, il prossimo intervento musicale, simile a questo ma ad Ascona, sarà il 20. E poi ci saranno degli eventi con i mandolinisti di Lugano, il 23 e il 24. Però devo guardare l'agenda. E poi il 31 so che alle 5 suono ad Ascona, al Papio, mentre con l'orchestra, sì. Haydn. C'è un sito invece dove trovate tutti la questi sera, eventi. A Ponte Tresa, quindi ci sono un po' di... è il momento giusto. maristellapatuzzi.com, c'è cioè il sito dove lei ha messo tutti i suoi eventi. Quindi creato da... No, dai, non dire. Dovete vederlo tutti, è bellissimo. Vabbè, nonostante sia un fatto da me... Il violino che arriva, sotto Google. Con page. Bello. Ecco, va bene, no, io non facevo pubblicità a me, volevo fare pubblicità a te. Allora, sì, quindi appunto in questo bellissimo sito
trovate no, il calendario, vi potete anche fino registrare, poi così lo rinnoveremo per i mesi prossimi. Esatto, vi arriveranno poi gli eventi, se vi registrate sul suo sito, periodicamente arriverà una newsletter, così voi sapete sempre dove potete trovarla. Allora, io, se non siete troppo affamati, ci concedete ancora qualche minuto, vorremmo interagire con voi, perché una delle caratteristiche del caffè culturale, che devo dire, qua a Lugano ho notato che non si usa tanto fare questa cosa, gli interventi del pubblico sono 5 minuti, 10 minuti, 5 minuti, e non si riesce mai poi a creare, quando ci sono delle belle occasioni, dove ci sono delle persone, dialogare, no? Allora, innanzitutto se qualcuno vuole dire qualcosa su quello che ha sentito di Paganini suonato da Maristella, è il benvenuto. Perché secondo me avete visto qualcosa di raro. Anche perché lei suona come se si stesse andando a fare la spesa alla Migros, insomma, sostanzialmente. La percezione è quella, no? Da noi comuni mortali. Beh, ma a 5 anni non andavo a fare la spesa. Sì, è vero, bisogna riconoscere che hai iniziato a suonare perfettamente prima ancora di imparare a fare la spesa. Quindi, anzi, probabilmente credo che fare la spesa non sia un'attività che ti riesce benissimo, specialmente il pane, vero? Esatto. Ok, sì. Io posso dire che c'è una bella acustica al violino. C'è proprio, si sente proprio come se ci fosse anche il microfono, guarda. Proprio una, si sente beh, benissimo. Violino. No. Stradivari, come si dice? Stradivari. Era vicino, insomma. Diciamo che da questo oggetto, questo pezzo di legno, se come dire, arricchito dell'anima di chi lo suona e di chi chiaramente lo ha scritto quel pezzo, io insisto, Paganini è un sadico terribile, per cui voglio dire, Dante l'avrebbe messo se l'avesse conosciuto sicuramente subito, l'avrebbe punito per la cattiveria e la crudeltà verso voi violinisti, non so se... È bello che Paganini trovava sadici gli altri, perché nessuno riesce a competere con lui. Sì. Quello discorso. No, infatti era... Ecco, dicevo, io in alcuni momenti, non so, almeno la mia ho avuto questa sensazione, ma penso... che riuscisse proprio a far sospirare le corde. Ecco, io la sensazione che ho è che si riesca in alcuni momenti a sentire il respiro della musica. Non so se dico delle eresie. Ecco, perfetto. Bene. E invece la poesia, c'è qualcuna che vi è piaciuta di più? C'è una che ha preso un applauso a standing ovation e quindi ho capito che vi è piaciuta, ma c'è qualche altra poesia, magari non ricordate il titolo ma l'argomento, che avete voglia di risentirla o di commentarla o di dire la vostra, o qualcuna che non vi è piaciuta affatto e volete dire perché? A me è piaciuta Stellina. Beh. Sì. Non è stato facile trovarla, ma l'abbiamo trovata. Immagino. Mi è piaciuta L'emigrante? L'emigrante è molto bella. L'emigrante, sì, sì. L'emigrante è proprio carina, sì. Perché comunque effettivamente, insomma, ecco, io non mi riconosco in questa persona che lui racconta, perché io il cuore lo porto sempre con me. E quindi non mi ritrovo nell'emigrante che lascia, diciamo, stereotipato, che lascia il cuore a casa. Io il cuore lo porto dietro e quindi è sempre nel posto dove sto, sicuramente. Però effettivamente questo concetto della valigia molto piccola, in cui devi cercare di portare qualche pezzo della tua terra, è sicuramente un tema che ha riguardato la Svizzera fino a pochi anni fa, insomma. Adesso sicuramente è tutto cambiato, però certamente voi che siete svizzeri sapete, conoscete la storia. Io ero turista quando venivo qua, quando ero piccolo. Incontravo questi italiani, specialmente nella Svizzera interna, devo dire la verità. Erano italiani che erano, sì, non so se avevano i soldi, però sicuramente erano tutti figli drogati. Io tantissime persone sono venute, mi mettevo a parlare nei parcheggi e mi dicevano che erano ricchi, felici e che erano drogati. E quindi, ma questa cosa mi mise una tristezza incredibile, perché ovviamente dicevo. Metto le panne di un genitore che è riuscito a lasciare magari, non so, il meridione d'Italia poverissimo, finalmente ha realizzato il sogno, e poi suo figlio si perde in questo modo, insomma, veramente doloroso.
Ma oltre che il cuore viene portato anche le radici, le proprie radici, portatele via, perché lasciare le radici sul posto, tu non vivi, è come l'albero. Deve portare via il cuore e le tue radici. Certo, però bisogna anche radicarsi nel posto dove si sta. Esatto, sì. È quello, se non porti via le radici, sì, come tanti dicono, le mie radici sono, no, le tue radici devono venire con te. Tu sei un albero che devi vivere. Esatto. Senza radici non vivi. Esatto. Bisogna, diciamo, organizzare bene l'espianto. Io sono espiantato. Anch'io. La gente di questo posto, chiamiamolo Cantoncino, che è una cosa che comunque riguarda abbastanza tardi, storicamente, sì, parlando, fa parte di tutte quelle maestranze chiamate le genti dei laghi, a cui chiaramente non tutti, ma qui la gente ha iniziato a emigrare più di 1000 anni fa. Genovesi? No, maestri comacini. Sono le genti dei laghi, Como, Lugano, Varese, Lago Maggiore. Sono loro che hanno inventato lo stile romano, quindi siamo intorno all'anno 1000. Da lì hanno emigrato e alcuni hanno smesso a metà del 1950. Per cui penso che chi è radicato qua possa avere tranquillamente nel DNA il fatto del dover emigrare, soprattutto per fame, perché c'era niente per anni. Allora, tornando alla poesia, sì, scusa, ma no, rimanendo sul tema poetico, quale poesia vi ha colpito? Se c'è, dica, parli. Quella del ricordo. Delle memorie? Perché l'ha colpita? Toccato da qualche parte l'anima, ah. Forse ha toccato qualcosa di una storia mia, personale, è stato un incontro con l'autore che ha dato queste parole. Bene, e poi qualcos'altro che vi è piaciuto? In qualche modo, almeno per quanto mi riguarda, mi hanno toccato più o meno tutte. Sì? Sì. Abbiamo selezionato bene? Sì. Secondo me sì. Grazie. Secondo me sì. Fatto delle notti perché anche con Marisella ci siamo confrontati, sono varie volte abbiamo cercato di leggere delle cose perché volevamo che ci fosse in qualche modo un'omogeneità di fondo in tutto. Lei avrebbe appunto suonato questo pezzo impegnativo all'interno del quale, se avete notato, ci sono delle variazioni continue, nel senso che normalmente i brani hanno una certa omogeneità. In questo caso possiamo dire che c'è veramente un'escursione di sonorità, di emozioni, di stati d'animo assolutamente vastissimi. E quindi in qualche modo, no, abbiamo messo le stesse cose, un po' di riso, un po' di amarezza, un po' di sogni, un po' di paure, eccetera. E qualcosa che non vi è piaciuta, quella che proprio... Le luci? Lo so, abbiamo provato a spegnerle, ma i fotografi si sono ribellati. Possiamo spegnerle adesso, però. Secondo me. Hanno detto, ma proprio dobbiamo stare senza luce? Io anche avrei preferito, Maristella pure, penso, perché abbiamo tutti gli occhi molto affaticati. Però, quindi, no, a parte le luci, nessuna poesia vi è piaciuta di meno, diciamo? Vi ha annoiato, magari vi siete annoiati un po', non l'avete capita. Esempio quella, scusate se parlo spesso io, scusate. No, ma qui c'è libertà di parola. Però dicevo... Anche gli italiani possono parlare. No, dicevo quella dialettale, non si capiva bene le cose, però era dialettale un linguaggio particolare. Non era dialettale. Quella che era... No. Allora, quella poesia, il lonfo, parliamo del lonfo. Il lonfo non baterca né cluisce, è solo raramente barigatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupini, rafferia malversa e succulenta. Quello lì. È scritta di notte. Una scritta lui? Non l'ha scritta. No, io teoricamente molte di queste anche più o meno le so, però bisogna leggere, troppo fatica. Queste sono, si chiama, è un metalinguaggio, si chiama così. Praticamente c'è un modo per inventare parole che suonino perfettamente coerenti
che non vogliono dire, è ancora più sottile, che non vogliono dire nulla, ma suonano come qualcosa che vuol dire qualcosa. Facciamo un esegesi. Non ti sentire male se faccio l'esegesi. Allora, il lonfo non baterca né gluisce. Allora, queste sono onomatopee, no? Cioè, gluisce, quindi uno non sa cos'è, ma può pensare qualcosa del genere. Baterca, io penso, no? E solo raramente barigatta. Non vuol dire assolutamente nulla, però uno si immagina. È una parola simpatica. Ma quando soffia il bego, sarà il nome di un vento, no? Potrebbe essere qualunque vento, chi se ne importa come si chiama, no? Perché la prima volta che uno ha sentito il föhn, non è che sapeva che era il bego, abisce, no? Abisce. Quindi il vento, cioè uno si immagina questo, no? E suona come un vento. Sdilenca è facile, perché un poco. Egnagio, sarchipat. Archipattarsi dà proprio l'idea di uno che si nasconde o che comunque si preoccupa. Cioè, ecco, quindi è questo uomo un genio, no? Sì. E frusco, furbo, no? Cioè, insomma, eccetera. Infatti, poi dice pieno di lupigna, no? Perché in realtà la lupigna, uno non, però comunque in qualche modo capisci che sta dicendo che c'è della furbizia, che c'è qualcosa del genere. Arrafferia, vabbè, viene da sé. Malversa e sofolenta, mi dispiace per te che ti chiami sofolenta. E quindi se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna, quindi anche questo è onomatopee, no? Vogliono dire chiaramente. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, quindi ammargelluto, riproduce il senso di una persona saggia che ha vissuto, che in qualche modo, no? Ne ha viste di cose il lonfo, il vecchio lonfo. Che bete e zugghia e fonca nei trombazzi. Insomma, uno pensa alla fognatura, pensa a qualcosa di sporco. Un ma po' è anche di... personale quello che si può capire. Assolutamente, no, ci mancherebbe. Comunque è come un suono, quando senti è la mia interpretazione, il violino, sì. Cioè ognuno ha delle sensazioni e questa bisogna proprio lasciarsi andare, perché non si deve fissare a capire il significato, ma infatti non c'è. Non c'è, però te lo crei. Sì, esatto. Io dice, ognuno se lo crea, perché scusi, ci sono delle parole. Non ero su Rai 1 al pomeriggio, sì. Ci sono quei due comici che ogni tanto leggono queste poesie, non so se. Confesso che non guardo molto, sì. La televisione. No, la radio, parlo di radio. Sulla radio? Sì. Ah, la radio è sempre al pomeriggio. Rai 1 e sono quei due comici, lui uno alto, un basso, non mi vengono i nomi, ma sono. Dopo magari se mi dà qualche dettaglio provo a intercettare su tutti. Se, comunque, insomma, ogni settimana fa un paio di queste poesie. Può essere che prendano spunto da questo autore, che a questo punto chi è? Facciamo un'eccezione. Dai, chi è? Allora, è Fosco Maraini. E c'è un sito che si chiama lonfo.it dove ci sono dei software anche per farsi da soli questi metalinguaggi, per scrivere da soli. Quindi questo lo dico perché magari è una chicca che può essere interessante. Quindi, punto it. Sì, punto it. E quindi fa leggicabusia, fa gisbuto, insomma. Uno prende la medicina quando c'ha un po' di gisbuto, no? E quasi, in segno di sberdazzi, gli arrafferesti un gniffo, no? Chiaramente il baffetto, il gniffo e il baffetto. Questa è la mia interpretazione, per carità, non voglio. Ma lui, zuto, talloppa, ti sbernecchia e tu l'accazzi. E questo non lo spiego. Cosa vuol dire accazzare il lonfo? Lo lascio a tutti di noi. Allora, se volete... Avete fame? Memorie? Vuole che la rilegga, signora? Posso? Posso? Memorie. Girati a guardare indietro. Attenta, ritorna al passato. Considera come eravamo. Ricorda le nostre parole, specialmente se dette a noi stessi. Ripensa alle strette di mano. Ricordi come erano nervose. Giovani sentimenti, deboli per resistere, troppo grandi
da dimenticare. Ricordi? Morivano silenziose e non potevamo impedirlo. Solo questo di te mi resta. Solo memorie di ciò che non siamo mai stati. Ricordi. Memorie che compongono il presente. La realtà finge se stessa ed è già passata. Sguardi mai liberati, solo parole inchiodate al tuo egoismo. Questo di te mi resta. Profumi decorano quei pensieri che non mi volevi regalare. Ed io stupido ad ascoltare la tua vita, che è già silenzio. Questo di te mi resta. Non so se è poco, però mi basta. Non so se è fatto. Se volete, tanto per divertirci due secondi, vi interessa, non si dovrebbe fare, ma io la faccio. Vi interessa rompere le scatole in una poesia e provare a analizzare la tecnica? Vi può interessare? Due minuti, dai, poi andiamo a mangiare. Tanto abbiamo finito prestissimo. Ti va? Posso? Okay. E quale? Vediamo un po', vi ridico i titoli. C'è il violino, possiamo fare il violino, prevedere un po' morire, alle 5 della sera, vabbè, quella non direi, i sogni, anelli di catena, Anna Rita, sospiri, no, quello non si presta, stellina poi te la rileggiamo se vuoi. Anima gemella, il mio amore era eternità. Ne trovo io una? Ecco, io direi il violino, perché è un po' il tema della serata, quindi usiamo questa. Allora, lo stile. Spesso le poesie sono, io ho fatto, nella selezione che ho fatto ho cercato di tagliare tutte quelle poesie che abbiano troppi aggettivi e avverbi, perché ce ne sono alcune poesie che sono veramente piene di parole, no? Ecco, ed è la poesia dovrebbe evitare tutto questo, cioè lo scopo della poesia è di farsi capire, parlo dal mio punto di vista, farsi capire evocando le parole, cioè i significati, nel cuore, nella testa di chi ascolta. Un buon lavoro di poesia è quando raggiunge questo obiettivo. Se io scrivo, descrivo quello che devo dire usando le parole che significa quello che devo dire, non ho fatto un buon lavoro alla poesia. Ripeto, ci sono scuole di pensiero, quindi non mi tirate subito le frecce, questo è solo esclusivamente il mio punto di vista. Adesso io perché ho il privilegio di stare qua, ma se mi siedo lì venite voi e dite la vostra. Allora, si legge tuttavia la nota che non trovi tra la gente. È un inizio un po', no? Strano. Come se ci fosse un altro pezzo prima, però in realtà probabilmente qui si dice si legge tuttavia, innanzitutto com'è? È il tuttavia che richiama, esatto, richiama un qualcosa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una rottura, no? Quindi la nota che non trovi tra la gente, che cosa vuol dire? Vuol dire che il violino, no? È un'interpretazione possibile, per carità. Il violino cosa fa? Magari riesce, no? A darti quella sonorità che non fa parte del tuo vissuto quotidiano, no? Quindi, in qualche modo. E si legge, però, per cui tu la riesci a capire. Quindi non è un qualcosa di astruso che non riesci a cogliere perché dici, oddio, se a me mi mettete davanti a un'arte, diciamo, contemporanea o moderna, io vedo delle cose e dico, capisco che forse qualcuno voleva dire qualcosa, ma io non riesco a capirlo. Perché è una forma tale che richiede tutta una preparazione culturale di chi ascolta. Il mio personale parere è che invece una cosa funziona quando non richiede tutto questo patrimonio, che un minimo sì, c'è, per carità, però che in qualche modo riesca ad arrivare lo stesso. Quel lancio, quel sorriso, quel guizzo, quel capriccio, perché c'è questa ripetizione schematica? Lancio, sorriso, guizzo, capriccio, quel? Perché è una specie di elencazione di tutti, in qualche modo, gli aspetti che riguardano proprio l'esecuzione, insomma, del violino, no? Poi sono parole pizzicate. Esatto, esatto. Bravo, ecco, bravissimo, mi fa molto piacere. Oh, vedi, mi piace. Pub-
pubblico partecipa. Ecco, quel lancio, il sorriso, perché se noi facciamo, per esempio, riferimento al brano che ha scelto Maristella questa sera, c'è tutto questo, no? Ci sono dei momenti di picco, poi c'è la morbidezza, c'è un po' il capriccio, la crudeltà dell'autore, eccetera, eccetera. E poi c'è la nota del violino, no? La nota del violino impertinente. Perché in fin dei conti è un suono che a volte dà fastidio, no? Tocca, è proprio il confine tra musica e stridio, no? Nel senso che e ci vuole un orecchio raffinato per cogliere la sonorità del violino a certi livelli. Infatti, che stride o canta? Perché ovviamente se uno non è capace a suonarlo, stride, no? E invece, come abbiamo sentito, Maristella riesce a farlo cantare anche quando si toccano delle frequenze che farebbero venire i brividi agli insegnanti di violino. La lingua del poeta irriverente, in questo caso diciamo il violino è anche lui, no? una forma di poesia, quindi, che però non rispetta le regole. Il violoncello, per capire, ha una sonorità più digeribile, diciamo così, no? Se posso, correggimi se dico delle castronerie, ha una sonorità più digeribile, però in qualche modo è anche meno polemico, meno aggressivo, no? Il violino invece è un pelescatole, no? Si può dire? Potrei fare un brano per tutti. Potresti? Sì. Risponderti con una... E ti rispondi col suo linguaggio. Guarda, questo mi fa veramente un gran regalo. Desiderarla questa cosa, ma adesso l'ho riavuta. Bene, sì. Beh, avete sentito con i vostri occhi? L'ho detto apposta, era poesia. Volevo vedere, esatto. Sì. Ok, quindi, vabbè, adesso andiamo veloci, ma come, domando a me stesso, un po' insistente. Come esce da quel guscio la poesia? È piccolo, minuto, non val niente. Che cosa vuol dire? A un certo punto il poeta si stacca, no? Dal discorso che stava facendo, in cui descrive, eccetera, e come se cominciasse a dialogare e voler sminuire questo oggetto, no? E poi si dice, no, però guarda, quello scricciolo, guarda cosa produce, quindi racconta, eppur le corde tese, eppur, tuttavia, no? Sono questi meccanismi tecnici, tra virgolette, con cui si va come a simulare un intero discorso in una parola. Ecco perché non bisogna, no? Tanto prodigarsi nelle parole certe volte. Eppur le corde tese e temperate, questo è una licenza musicale, perché la temperatura, come si dice? Temperamento. Il temperamento, come si dice? Non so, voi che siete musicisti, come si dice? Se ti riferisci al tipo... Il clavicembalo ben temperato, l'atto di temperare il clavicembalo, che cos'è? È il temperamento? No, quello veramente è proprio una questione tecnica e basta. Ben temperato perché il clavicembalo sui saltarelli monta delle penne d'oca. Sì. Ecco, e quando sono ben temperate, cioè tagliate a lama, sì, sì, che hanno
hanno un suono particolare. E quindi se usiamo le loro temperare, quindi la temperazione. Però c'è anche, in musica c'è anche il discorso di temperamento equabile che non ha niente a che vedere. Non è questo il caso. Sono patria di emozioni che s'aprono appalate. Allora, guarda, diciamo in questo caso, no, appalate qua sembra quasi un decadimento poetico per certi versi. Però in realtà perché? Perché il violino è anche uno strumento popolare. Il violino viene anche suonato, specialmente nei paesi balcanici, dalle persone in strada senza chissà quale istruzione. Vai! Un esempio. Potevi anche finire. Ah, ma c'è il zigone al paese. Bene, bene, bene. Io non so... Sicuramente non mi credete, ma non è preparato, no. Non è preparato, eh. È totalmente improvvisato, e siete in diretta. No, sul serio, giuro, mio fratello. Allora, guardandoti suonare, oh mio violino, i versi miei diventano poesia. Allora, i versi sono poesia. Allora, perché qui si dice i versi miei diventano poesia? Perché a un certo punto non basta andare a capo prima per fare una poesia, no? La poesia è che tu ci devi mettere veramente la poesia dentro, così come non basta suonare un violino per farci arrivare le emozioni. Ripeto, la cosa che mi sorprende di più di Maristella è che lei, 4 secondi netti seduti sulla poltroncina, puff, ti tira fuori un pezzo così. Questo resterà sempre il tuo fascino principale. Guardando suonare il mio violino, i miei versi diventano poesia e la tua musica la sento pure mia. Quindi questo passaggio, no, tra poesia e violino, che di fatto abbiamo visto che casualmente ma funziona. Volevo dire una cosa che è un tuo segreto, posso svelarlo? Sì. Allora, le Maristella usa una tecnica che è in realtà una tecnica simile a anche si usa anche in poesia. Quando lei suona, visualizza delle immagini e le trasforma in suoni. Quindi lei, quando suona, vedete che non ha spartito, non ha nulla, non solo memorizza le note, ma memorizza una sequenza di immagini che le danno il colore, come gli attori del metodo Stanislavski usano le figure classiche, quindi l'ubriaco, il gobbo, la gallina, eccetera, eccetera, il coccodrillo e così via. Lei ha un suo repertorio di immagini con cui, giusto? Con cui lei, che lei richiama, no, per utilizzare. In realtà la stessa cosa la fa anche il poeta, diciamoci la verità. È una tecnica, io la trovo legittima, non c'è niente di male. Ci sono, diciamo, dei gruppi di sonorità che tu puoi in qualche modo comporre nella tua mente e ci attacchi le parole. Quindi quando tu hai bisogno di scrivere una poesia a freddo, no, io adesso vi dico, scrivi una poesia, tu te la scrivo. Perché? Dice, no, ci vuole l'ispirazione. Non è vero, non ci vuole l'ispirazione. Per scrivere una poesia basta usare la tecnica del crearsi un'immagine, quindi una griglia sonora, o una griglia visiva, o una griglia emotiva, e dopodiché le parole... si cominciano ad allineare e poi uno non deve fare altro che dire ok, questo è parte di quello che voglio fare, questo non è parte, è un processo di esclusione e viene fuori la poesia. È così. Non ho detto che è facile, diciamo che un po' ci si nasce, no? Come nel suo caso, insomma. Quindi voglio dire, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, insomma, però si può imparare, si può imparare. Io quando ero ragazzino scrivevo poesie e avevo, come dire, usavo questa tecnica. Scrivevo una poesia lunga, didascalica, pallosa. Dopodiché dicevo, ok, adesso deve essere la metà. E quindi la dovevo trasformare nella metà. E poi dicevo, no, è troppo lunga, la metà. Ho a casa ancora tutti i dossier di poesie lunghissime che sono diventate, diciamo, piccolissime. Senza esagerare, perché poi se si va nell'ermetismo, qui ne abbiamo viste alcune,
si rischia poi di non farsi capire, no? Perché se io metto una sequenza di parole troppo difficile, per esempio c'è questa che non è ermetica ma è facile, quella del, dove si parla della rondine, no? L'anel di catena, che è una poesia visiva, no? A parte che io ve l'ho anche un po' rappresentata, però in qualche modo ha bisogno di essere visualizzata, quindi vola la rondine, instancabile vola, tracciando curve ermose e tornando, quasi quasi non è poesia, insomma, stai raccontando la cosa, però in altri passaggi invece diventa più interessante. Qui, per esempio, amiche, le parole, vengono dal silenzio e lì ritornano. È bella questa cosa della parola, no? Che nasce dal silenzio e poi dopo la parola c'è il silenzio, no? A me piace molto questa cosa. E poi come la rondine vola, ferma contro il vento, e qui poi c'è, chiamiamola così, un futurismo ermetista. Poi l'ala sghemba. Lui non ti ha detto nulla, però tu hai capito che questa rondine ha interrotto il volo in qualche modo e va giù, no? Quindi la picchiata audace, eccetera, eccetera. A me questo modo di fare poesia non dispiace, nel senso di sei tu che lo capisci, però in realtà io te l'ho anche detto, ma senza tutte queste parole, assolutamente inutili. Vuoi aggiungere altro? Abbiamo finito? Domande? La pappa? Ah, grande!